conclusione della prima settimana dedicata all'agricoltura con Fanogeo al Codma di Rosciano, che ha visto tanti bambini delle scuole fanesi, espositori di prodotti tipici e dimostrazioni cinofili ed equestri, continua con la seconda parte della settimana agricola. Infatti domani, martedì 23 maggio, a partire dalle ore 15 presso la località di Falcineto, partiranno le giornate del grano, visite su un campo varietale composto da grano duro, grano tenero ed orzo, per un totale di 30 varietà, coltivato dalla cooperativa di Falcineto. L'organizzazione è curata dal Consorzio Agrario dell'Adriatico e da Syngenta, con lo scopo di fornire più dati possibili agli agricoltori sulle migliori qualità di grano da coltivare. Sempre nella stessa giornata e nello stesso luogo sarà possibile anche partecipare e testare, alle prove in campo, mezzi e attrezzature agricole di ultima generazione. Saremo presenti nella giornata con i nostri due marchi, Fendt e Massey Ferguson. Avremo sia delle macchine da prove e sia delle macchine invece statiche. In cosa consiste? Consiste che durante la giornata i clienti che vorranno provare le macchine verranno da noi, avremo un gazebo e si registreranno, lasceranno i loro dati, firma sulla privacy e responsabilità delle necessarie e dopodiché potranno salire a bordo. Il tutto si concluderà nel weekend di sabato 27 e domenica 28 maggio a Falcineto Park, dove sarà in programma la 38esima edizione della Festa della Mietitura, con alcune novità. Faremo la rievocazione delle varie fasi lavorative, quindi della mietitura, della trebbiatura, dell'aratura e anche della raffinatura del terreno, esclusivamente con mezzi d'epoca, con tutti i mezzi d'epoca. Una piccola novità di quest'anno, ho detto piccola ma è una novità importante, sono gli stand gastronomici che saranno presenti solo nella giornata di domenica, saranno gestiti però per la prima volta da il ristorante Montecucco e l'azienda agricola Roberti Marco, che verrà a proporci le sue famose grigliate di carne. E vi aspettiamo quindi tutti sabato 27, domenica 28 maggio alla Festa della Mietitura e vi invitiamo tutti a partecipare.